Ragazzi, ricominciamo con il video e qualcuno spero di farlo, eh. Ho già chiuso tutto. Questo è il camper che mi ha prestato Marco Colangelo. Ragazzi, lassù andremo a Pila. Lassù. Domani vediamo un po' se lo vediamo di qua. Vedete, lassù quel pezzo. Lassù. Ok, questa è l'area camper. Adesso mi vado a mangiare qualcosa. Quello lì è il camper che mi ha prestato Marco. Grazie Marco. Un saluto a tutti e poi domani cominciamo con la funivia, con la seggiovia, con tutto il Cristo che ci vuole. A domani, raga. Buongiorno a tutti. Buongiorno, raga. Allora, Pila. Faccio vedere qua tutte le discese. Io voglio andare a fare questo qui, e poi scendere giù fino a Aosta. Me lo fresco in lontananza laggiù è il Monte Bianco, ragazzi. A dopo. Ok, si sale su, la bici è qua dietro. Si sale su, abbiamo cambiato casco perché stamattina non lo voglio godere, voglio un po' vedere come sono i trail, quindi andiamo piano. Leone, amici del tubo, Pila, andiamo a fare quelle creste lassù, poi oggi, quasi quasi oggi prenoto la Commensal DH, poi vediamo, A dopo, raga. Non so se riuscite a vedere i trail. Destra, sinistra e via. Avete visto dalla seggiovia fino adesso? Sembrano dei trail bellissimi, curvoni, saltini, però bisogna vedere dopo un bel sottobosco, perché poi si infila tutto nel sottobosco, poi dopo vediamo. Vedete che belle curve, vedete che bello. Allora, solo per capire, qua siamo chiusi qua. Pro Trail, che è il primo per iniziare con la Pila, ma io vado lassù, devo andare a prendere quell'impianto là. Non so se devo passare per lo stradone o di qua, però dai, sono la bici elettrica. Oh, che di vacche, porca vacca! Mezzo trail, ti facciamo fare mu, e le vacche fanno mu. E ve le bacio! Ehi, wait! Dai! Dai! Ragazzi! Ciao vacche! Vitello! Andiamo a vedere un pezzettino. Io dove, però il tuo è un po' fermo. Intanto quando andavo giù con la strada, vedete dove parte una. Il pianto che va la sua, mi sembra fermo. Rododendri. Lassù siamo a 2,8, quando arrivo lassù. Ma non siamo a 2,000, ma ci siamo quasi. Vediamo di rivederci dopo, Siamo nel bosco. No, volevo farvi vedere l'uscita, vedere se si vede qualcosa. Io non so come voi, Siamo in vacanza, 4 giorni, 3-4 days. Ma dove andiamo, ci vieni dopo, Adesso
io spengo e comincio a ragionare come a salire lassù. A dopo, raga. Beh, ragazzi, un flash sul laghetto, su questa baita, quelle montagne che sono altissime, bellissime, purissime. Questa è una conca di Pila che e qua sono tutti gli impianti da sì. Io adesso vado lassù, siamo a 2008 che andrò a fare sto desarpa che poi posterò. Guardiamo a 3008, c'è un'aria, ragazzi, ma un'aria, porca troia. Guardiamo, guarda un ghiacciaio là, guarda là un altro ghiacciaio. Ok, io devo andare di là. Ciao, andiamo a vedere un po' com'è. Allora, vediamo un po' qua. Oh, no. Io vado di là, minchia, ragazzi, che posti. Allora, il ghiacciaio sta scegliendo, vedete che rigoli d'acqua. Qua siamo in Svizzera, secondo me. Sì, questa non è più Italia. Tutti i ghiacciai, ecco perché, porca puttana, perché fa freddo. Andiamo un po' a vedere com'è. Punto avvistamento là. Ecco qua, laggiù è Aosta, laggiù, là è Pila da dove sono partito. E qua io già spatisco. Già l'aria! È quella che è! È più porca troia, bastarda, ragazzi! Andiamo a vedere lassù. Questo mio Lorenzo. Non so più da fatto, però. E io passo lì, raga. Wow. Checco. Visto dal video, porca troia, un attimo che riprendo il telefonino. Ok, andiamo a vedere. Mi cago, ragazzi, mi cago, non ci credo. Ma dove cago? Calma, non guardare di sotto. Guarda, guardi. Sono burroni. Però non piace. Porca troia, raga. Ma qua siamo un po'. Oh, c'è una rieta che fa morire. Dove devo? Ah, devo andare allora col bivacco, vedete là. Ma ragazzi, ma i contenuti vi porto, Leone, ecco qua, cammino con le gambe larghe, guarda, porca troia. Ragazzi, non avete idea, non avete idea della paura, lo sapevo, dai, è in piano, ma proprio lì sì. Se sbagli, ragazzi, io scendo a paura. Oh, non sto soccorrendo solo davanti, Minchia, sono ancora mille. No, vi riprendo quando sono là. Urca!
Adesso è l'altra, non mi comincia a scendere, perché ragazzi poi scendo fino a Aosta, poi tra i levi facendo mai, però ragazzi c'è il culo che non mi ci passava niente, ma qua niente, là a un certo punto là è strappio Monaco quello là. Madonna, guarda, c'è la ghiacciaia di nuovo, cazzo. Quello è il Cervinio, e quello è un ghiacciaio di nuovo, ah, sarà Monte Rosa, qualcosa di simile. Bella razza. Partiamo dal Rifugio, e di nuovo il cantore. Ma non entrare, dai là, sì, e qui? No, 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 no. Sì, sì, si va in bicicletta. E no, ragazzi, senza problemi. Scendo in Val d'Aosta, non ci credo, io devo fare un altro fare, però devo andare a fare quello là, perché questo qui mi porta, forse mi porta là, forse è bello, continuiamo. Ragazzi, cioè, ora non ci sto capendo più niente, dove cazzo è il time, dove mi fa andare? Ringraziare il mitico Francesco Colombo per le indicazioni. Oh, che puttana, che senti, è bellissima, ma bellissima, ragazzi. Porca troia, vertigini o cose di questo genere. Oh, l'aria, lasciate bene. Ho già appeso, non ci viene neanche in mente di guardare di sotto, eh. No, porca troia, che paura, che paura, non sto guardando per... Guardate che bello, se sto cazzo di barone continuano a fischiarmi, bastardi. Wow, c'è ancora sul traverso, ma credetemi che bello. Adesso lo faccio, sto ancora pensando lassù, porca puttana, porca puttana, sto ancora pensando lassù, cioè non mi passa. Vedi, sgancio tutto, non mi passa, ragazzi, questa qua che vedi, porca miseria. Però l'abbiamo fatta, eh? Dai, adesso arriviamo lì, poi andiamo giù, dai, come sono, eh? Bene, finalmente sceso, c'è un pianoro. No, non ho idea. Ragazzi, comunque Pila, bella, eh. Ecco il taglio delle marmotte. No, sono quelli dell'acqua. Vedete, adesso secondo me è Monte Rosa. Comunque il catenaccio. Vai da Gressonet, Latiné, Gressonet Saint-Jean, Corolla e Cervini. Credo, non lo so, ma questi coglioni, quei commenti, eh.